Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in Excel in pillole numero 46. Allora, oggi vediamo la funzione molto importante che è la funzione aggrega, che è una funzione che esiste dalla versione di Excel 2010. Allora, questa è la funzione, a mio modo di vedere, una funzione di supporto e supporta ben 19 funzioni. Ma in che senso di supporto? Nel senso che possiamo fare dei calcoli con delle opzioni, per cui questa funzione qua, vedete che qui abbiamo dall'1 fino al 19, sono 19 funzioni che questa funzione aggrega sopporta, e a queste funzioni qua le possiamo mettere un'opzione. Supponiamo che io, ad esempio, volessi fare la somma di un intervallo, ignorando quelli che sono, per dire, gli errori, ignorando quelli che sono le righe nascoste e gli errori, oppure anche qua interessante, ignora le righe nascoste e le funzioni annidate, subtotale e aggrega, nel senso che se abbiamo un conto economico, vogliamo, diciamo, ignorare quelli che sono i vari subtotali, lo possiamo fare benissimo, eccetera, eccetera. Ci sono tante opzioni che poi scegliamo quella che fa per noi. Quella più utilizzata sono la ignora valore di errore, ma è anche questa qui, ignora le righe nascoste. Però questa funzione qua, questa opzione qua, scusate, l'abbiamo già vista in quella che era la funzione subtotale, ok? Infatti, questa qua, diciamo, la funzione aggrega è un'evoluzione di quella che è la funzione subtotale. Infatti abbiamo non solamente un'opzione, ma ben 7 opzioni. Per cui abbiamo 19 funzioni, invece la funzione subtotale aveva solamente 11 funzioni. Si fermava qui, ok? Aveva 11 funzioni e una sola opzione. Invece la funzione aggrega ha ben 19 funzioni e 7 opzioni. Per cui decisamente un'evoluzione. Infatti andiamo a confrontarla con la funzione subtotale, ecco qua, andiamo qui nel foglio precedente, qui abbiamo le nostre varie celle, intervalli di celle, facciamo le somme, poi facciamo semplicemente somma, per andare a paragonare, ecco qua, Ctrl Enter, avremmo potuto fare anche con i tasti di scelta rapida, Alt Shift uguale, Ctrl Enter, vedete che mi dà il totale di questo intervallo di celle. Con la funzione subtotale posso anche ignorare le celle nascoste, infatti. Tra le altre cose abbiamo fatto già un video sulla funzione subtotale, era il video numero 40 di Excel in pillole. Se volete andare a fare una ricerca potete magari approfondire questa funzione qua subtotale se non l'avete ancora fatto. Comunque vi faccio un piccolo riassunto, ecco qua la funzione subtotale, vedete che qua c'è un menu con le varie opzioni delle varie formule, praticamente mi nasconde, anzi più che opzioni vediamo le varie funzioni che sono all'interno della subtotale. Possiamo scegliere in questo caso qua la numero 9, la somma, ma scegliamo la numero 109, infatti qua vanno dalla 9 alla 11 e dalla 101 alla 111. Ma voi vi starete chiedendo perché la 109 piuttosto che la 9? La 9 va bene quando dobbiamo filtrare dei dati, ma dato che qua i dati sono tutti uguali, ecco qua, torniamo un attimino indietro, ecco qua, ma dato che qua i dati sono tutti uguali, usiamo la funzione 109, ok? Punto e virgola, che mi fa la somma e mi chiede, vedete qua lo squintip, mi dice riferimento, è questo qua. Ctrl Enter mi dà 60. Perché 60? Perché io qua avevo nascosto un, vedete che qua dalla 6 passiamo alle 8. Infatti, se faccio Ctrl Shift Q ritorno indietro. Per cui ho rimesso la riga e quando tolgo ad esempio 3 righe, la 6, la 7 e la 8, queste 3 righe qua, facciamo Ctrl Q, ecco qua. Vedete che io ho nascosto dalla 5 alla 9 ho nascosto 3 righe e qua mi fa il totale. Vedete che la somma mi continua a fare il totale anche delle righe nascoste, invece il subtotale mi fa la somma di quelle celle che sono semplicemente visibili, quelle che vedete qua in superficie. Ok, torniamo indietro, Ctrl Z, Ctrl Z. Per cui ecco qua abbiamo ancora una cella, una riga nascosta e mi dà 60. Facciamo con la funzione aggrega. Facciamo tab, ecco qua mi viene fuori il nostro menu a tendina, abbiamo ben 19 funzioni da scegliere. Qui abbiamo lo screen tip che vedete che puntualmente mi dà i vari suggerimenti. Tra le altre cose abbiamo due aggrega, abbiamo l'aggrega sopra che va bene per le formule matrici quando abbiamo la funzione grande, la funzione piccola, invece infatti il key sta proprio per il cheesimo, cioè il primo, secondo e terzo, eccetera, eccetera. Mentre la seconda che ci interessa a noi in questo caso qua è il secondo aggrega, cioè numero funzioni, opzioni e riferimento. Ok? Per cui numero funzioni, scegliamo la funzione numero 9 che è la somma, ok? Punto e virgola, lo screen tip che si nasconde perché c'è sempre il menu a tendina davanti, che qua, mettiamoci qua, opzione che ci interessa a noi in questo caso qua, ignora righe nascoste, proprio per paragonarla alla funzione sul totale, diamo
la opzione numero 5, punto e virgola. All'ultimo argomento mi chiede il riferimento, attenzione, non la matrice quando andiamo a fare le formule matrice, quando usiamo il piccolo e il grande, invece in questo caso qua ci interessa il riferimento numero 1. Selezioniamo, perché in questo caso qua non è un intervallo, ma è, scusate, non è una matrice, ma è un intervallo. Ctrl Enter mi dà 60, proprio perché anche questo aggrega qua, mi calcola con l'opzione ignora riga nascosta. Vedete che qua c'è dalla 6 alla 7, c'è una riga nascosta, dalla 6 alla 8 c'è la 7 che è nascosta. Ok? Se nascondo ancora due righe, Ctrl Q, vedete che mi dà esattamente lo stesso, mentre ancora il somma mi restituisce sempre anche le righe, diciamo, nascoste. Ma come vi ho detto prima, la funzione greca è un'evoluzione di quella che è la funzione subtotale, in quanto non solo mi fa il calcolo delle righe nascoste, ma anche, esempio, quando abbiamo un errore. Supponiamo che io, ad esempio, qui avessi un errore, facciamo ND come tipo di errore che conosciamo tutti quanti, che vuol dire non disponibile, N slash D, ecco qua. Vediamo cosa succede con la funzione aggrega. Uguale aggrega. Benissimo, ecco qua. Facciamo sempre la somma, che è quella funzione più conosciuta. Punto e virgola. Vedete qua, dalle opzioni andiamo a scegliere l'opzione numero 6, che in caso di errore me lo ignora. Punto e virgola. Mi chiede la matrice, che è questa qua, anzi il riferimento più che la matrice, perché la matrice la vediamo solo quando usiamo diciamo, le funzioni piccole e grande. Chiudiamo la parentesi e finisce qua. Mi dà 60, per cui qua c'è un errore, ma lui me lo ignora completamente. Ecco qua, voi chiedete, qua abbiamo 30 e 50, perché mi dà 60? Perché qua c'è una riga nascosta che andiamo a scoprirla. Facciamo Ctrl Shift Q e andiamo a scoprire tutte le righe. Per cui qua mi fa il calcolo anche di quelle che sono errori. Se io per un semplice motivo Ctrl C metto qua un errore, vediamo cosa succede. Vedete che mi dà ND, perché nella somma questa funzione qua è stata costruita per sommare solamente i numeri e ignorare i testi. Ad esempio, se io qua scrivo testo, vedete cosa succede? Lui ignora i testi, però non ignora quelli che sono gli errori. Infatti, vedete che qua ignora il testo, ma l'errore non ignora. Ok? Anche qui, se io metto qua, facciamo Ctrl C, metto qua un errore, Ctrl V, la funzione subtotale non funziona, mi dà anche qua non disponibile, mi dà un errore, proprio perché questa funzione qua subtotale è stata costruita solamente per fare il calcolo di quelle che sono le righe visibili. Però quando ci sono errori, questo calcolo non me lo fare. La funzione greca è sicuramente un'evoluzione. Andiamo nel foglio successivo, andiamo a fare un esempio. Ecco qua, allarghiamoci un pochettino. Ecco qua. Qui a fianco abbiamo un database, che ho copiato e incollato da un altro file. Andiamo a provare tutte le nostre funzioni con la funzione greca. Per cui questa funzione è nidificata all'interno della funzione greca. Qui userò un riferimento esterno, metterò questa cella qua come riferimento relativo, così si adatta automaticamente agli altri numeri, così andiamo a vedere tutte le altre funzioni. Ok? Uguale aggrega, ecco qua, tab, vedete quello che vi dicevo io. Se voglio mettere il numero 1 anziché scrivere 1, vado a cliccarci qua sopra, lo lascio relativo, così si adatta automaticamente alle altre celle. Punto e virgola, scegliamo la funzione. Io qui ho messo già un ND, che vuol dire non disponibile, è un errore. Per cui andiamo a fare i nostri calcoli con l'opzione numero 6. Scrivo 6, punto e virgola. Lo ScreenTP mi chiede a questo punto qua il riferimento, che è questo qua. Ctrl Shift accetta in basso, F4 per bloccare e tornare indietro. Non facciamo nessun punto e virgola, perché se facessimo il punto e virgola avremo un altro argomento, che è il K, ma per queste funzioni qua, che sono delle funzioni che si aspettano un semplice riferimento, non hanno bisogno del K. Ok? Per cui non è una formula matrice. Facciamo, ecco qua, trasciniamo fino alla funzione numero 13. Ok? Vedete che mi ha ignorato completamente quello che era ND, non disponibile. Se avessimo fatto semplicemente, anzi facciamo una prova, facciamo l'esempio, la somma uguale somma, ecco qua, schiaccio tab, seleziono tutto questo intervallo, Ctrl Shift accetta in basso, F4, chiudo la parentesi, invio. Vedete che mi dà ND, proprio perché qua, essendoci un errore, lui mi dà tutta la somma sbagliata, per cui la funzione aggrega, che abbiamo visto qua, ci aiuta tantissimo, ecco qua. La funzione somma all'interno della funzione aggrega funziona, la funzione somma normale non funziona, per cui per
per quello che io la definisco la funzione greca, una funzione di supporto. Oltretutto, la funzione greca sopporta anche quelle che sono le formule matrici. Infatti, una formula matrice che conosciamo benissimo ha sempre bisogno di un comando speciale con i tasti di scelta rapida Ctrl Shift Enter o Ctrl maiuscolo invio, come volete dire. Mentre con la funzione greca ci restituisce lo stesso risultato senza avere una formula matrice, cioè senza fare Ctrl Shift Enter, perché le formule matrici sono appunto quando io do un comando speciale con i tasti di scelta rapida. Per cui queste funzioni qua che vedete qua, dalla funzione 14, grande, piccolo, ecco, queste qua non francamente non le conosco, però queste qua le conosciamo molto bene, abbiamo fatto già diversi esempi. Supponiamo che ad esempio vogliamo sapere qual è il secondo numero più grande, facciamo qua 2, scriviamo 2. E qua il secondo numero più piccolo, scriviamo qua 2, ok? Andiamo a fare la nostra formula uguale aggrega, schiaccio tab. Ecco, tra le varie funzioni vado a scegliere la funzione che io ci clicco qua a fianco come riferimento esterno senza sceglierlo dal menu a tendina, ci clicco qua sopra, punto e virgola. In questo caso qua facciamo ignora errore perché c'è sempre un errore, ignora valore dell'errore, per cui 6, ok? Punto e virgola. Mi chiede, in questo caso qua è la matrice proprio perché usiamo il grande e poi il piccolo, per cui la matrice è questa qua. Ctrl Shift accetta in basso F4 per bloccarlo e tornare indietro, e qua punto e virgola il K che era tra parentesi K quadra per cui era un argomento facoltativo, ma non è più facoltativo perché il piccolo ha bisogno del K, cioè ch'esimo vuol dire il secondo, piuttosto che il terzo, piuttosto che il quarto, dipende quale riferimento noi scegliamo. Ad esempio qua il secondo è stato coperto, andiamo, mettiamoci qua, saliamo sopra, chiudo la parentesi, invio. Ok, abbiamo scoperto che il secondo numero più grande è il 24, ci trasciniamo tutto qua, ecco qua. Ad esempio il secondo numero più piccolo, perché abbiamo usato questo riferimento esterno qua, il secondo numero più piccolo è il numero 8, ok? Benissimo, ecco queste funzioni qua purtroppo non le conosco, facciamo una cosa, ecco, no. Ecco, queste due funzioni qua, le abbiamo già viste, la funzione grande e la funzione piccola, sono due funzioni molto importanti, soprattutto quando dobbiamo gestire i duplicati con le formule matrici. Ma nidificata dentro la funzione greca, ecco, torno a ripeterlo, non diventa più una formula matrice, ma posso estendere tranquillamente queste funzioni qua. Ragazzi, per oggi è tutto, spero che vi sia utile, che vi sia piaciuto. Niente, continuate a seguirmi, se vi piace cliccate mi piace e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, qua sotto c'è il tasto iscriviti. Grazie ragazzi e alla prossima.